il libro è dedicato soprattutto a mio figlio, che spero di avere convinto nella dinamica di un rapporto tra padre e figlio, per ciò che il destino della vita ha creato. Io sono stato chiamato a svolgere una funzione pro tempore come amministratore di un comune di montagna e lì ho assunto un impegno che era quello di cercare di servire alla comunità e di svolgere un ruolo dando una risposta ai tanti figli, ai giovani, per cercare di creare una comunità più responsabile, più unita, con nuovi servizi e più servizi. E io nel libro cerco di creare una rete tra ieri e oggi, sia per quanto attiene le dinamiche dello sviluppo sostenibile, dell'energia, della capacità di mettersi in gioco, dei servizi che abbiamo creato in tanti anni, dalla viabilità fino allo sviluppo sostenibile, ma anche alle dinamiche più complicate di ciò che noi abbiamo. Se penso che nel 1986 esisteva il fax, oggi è obsoleto. Cito degli episodi pratici e do valore anche al servizio sanitario pubblico, perché cito mia mamma e ricordo mia mamma. Allora a mio figlio ho creato un filo conduttore della dinamica di questi anni, del nostro rapporto, di ciò che abbiamo avuto, di quello che a lui è mancato e di quello che io ho cercato di trasmettere a lui in una dinamica di padre e figlio, due persone che si vogliono bene. E credo che in questa avventura abbiamo cercato di ricostruire ancora di più un rapporto tra due persone che devono guardare al futuro in modo diverso. Lui è giovane, io un po' meno, ma tutti e due dobbiamo credere insieme al nostro futuro e dare senso alla nostra vita. Io dico radici profonde, sguardo lontano, da un lato per essere in grado di guardarci indietro e di vedere il tanto che è cambiato, di guardare avanti per capire che cosa sta cambiando nel mondo e soprattutto riposizionare i valori, diritti e doveri, solidarietà, comunità, lavoro. Ecco, sono elementi profondi e io nel libro dico una cosa importante: i giovani, i meno giovani non devono combattersi, ma devono fare un patto intergenerazionale, devono darsi la mano, stringerla forte, perché insieme bisogna che noi camminiamo nel nostro comune sentiero del futuro. E questo è il processo difficile, in questo momento difficile dobbiamo ridare e ricreare priorità per essere in grado di ridefinire le condizioni di una comunità che si mette in gioco e che sa che ha ancora tante opportunità e che le vuole valorizzare e ridistribuire in una dinamica sociale molto ampia, perché così può tutte insieme continuare a camminare.